Riplive.it. The next step. Ciao amici di Riplive, siamo qua con uno dei componenti dello Stato Sociale che insomma canterà, suonerà e insomma ci farà divertire questa sera qui al Big Bang Music Festival. Com'è la prima impressione stando qui, oltre chiaramente al caldo che insomma è un po' provante? Ma io ti dirò, al caldo sto molto bene, quindi non ho problemi. E l'evento è molto bello, cavolo, l'area è molto bella, ci sono un sacco di banchetti, stand, ci sono le birre, gli hamburger. Insomma. Che è una parte fondamentale ai concerti, la birra. Non da meno ci sono due belle band prima di noi, Gazzelle e Canova, quindi insomma tanta roba. Sì, quindi insomma siete contenti della situazione nella quale vi state trovando questa sera. Però insomma nei vostri testi voi giocate molto con le parole e con l'attualità, ma si tratta solo di un gioco o c'è anche qualche cosa di più? No, ovviamente ogni gioco ha, come dire, delle fondamenta di realtà, no? Perché sennò sarebbe pura astrazione e, per quanto valida, insomma sarebbe un altro campionato. Noi siamo persone molto curiose e attente a quello che succede attorno, sia nelle nostre vite personali ovviamente, che comunque sono spesso presenti nelle canzoni, così come quello che è la nazione, diciamo, il mondo come riferimento, e anche per i nostri trascorsi presenti di attivismo, partecipazione alla vita sociale, politica, tante cose finiscono nei testi, inevitabilmente. Prima parlavi di insomma esperienze personali che poi vengono tramutate in testi, no? Di tuo, cos'è che hai messo dentro? Io sono il responsabile principalmente di buona sfortuna e poi tante cose in realtà, perché i testi vengono trattati a 5, nel senso che spesso, anzi sempre, ci si manda un'email con una bozza di testo o un testo già formato che gli altri quattro rivedono, modificano, approvano, non approvano, insomma c'è proprio un lavoro d'insieme nella scrittura sia delle parole ovviamente anche della musica in un secondo tempo, ma anche molto spesso è contemporanea la cosa. Beh, siete comunque molto bravi, perché diciamo che l'equilibrio non è semplice da trovare, sono certa che insomma qualche vai a cagare sia volato. Fondamentale, okay. Fondamentale per una sana amicizia, mandarsi a fanculo è fondamentale. Va bene, senti, in una delle vostre canzoni che si intitola Vorrei essere una canzone, insomma sono interessata a capire quale canzone non vorresti essere. Ah, cavolo, che domanda. Non lo so, vorrei non essere una canzone che dice il falso, quello di sicuro. Io sono un grande appassionato di musica, sono un collezionista anche, quindi diciamo che per me l'ascolto della musica occupa un sacco di ore della mia giornata, però... Quello che mi piace è sentire la pancia delle persone, no? Il cuore, chiamiamolo come ci pare, insomma le viscere, la cosa viva. Ecco, vorrei non essere una canzone che non è viva per davvero. Quello sì. Madonna, quanto è profondo questo ragazzo! Cavolo, è un pozzo praticamente. Chissà quanto conquista tra l'altro durante i suoi concerti. Ma guarda, sono felicemente fidanzato e va bene così. Conosciuta ad un concerto? No, amica di amici. Va bene, dai, smetto di farmi i fattacci suoi. Ringraziamo Bebo chiaramente per l'intervista, per lo spazio che ci stai dedicando, sei stato molto carino. E niente, vi aspettiamo sul palco e vorremmo danzare, vorremmo insomma divertirci, quindi mi raccomando, cari. Sì, lo farete, questo tour è particolarmente esplosivo, quindi siamo molto felici di essere tra l'altro qua, è una delle prime date in cui possiamo finalmente tornare a fare quello che ci piace. Perfetto, grazie ancora, grazie a voi. Ciao amici di Riplive, ci vediamo alla prossima. Ciao. Riplive.it. The next step.